il giorno in cui dei giovani giornalisti scrivono contro di lui e delle organizzazioni fuori dal Consiglio Comunale lo sbeffeggiano. Io a lontano ho seguito ciò che voi delle chiacchierelle fate, mi sono molto divertito e ho visto la serietà del vostro lavoro. Se funziona la telepatia, qualche volta le orecchie vi saranno fischiate. Eravamo io e mia moglie che guardavamo i vostri video e dicevamo: sta succedendo qualcosa, perché se in una realtà chiusa avviene questo, vuol dire che il fondo è stato toccato. E come tutti i sistemi dittatoriali, poi dirò meglio, la fine avviene quando si propone i figli. È avvenuto in diverse parti del mondo, qualche volta per sminuire ciò che è avvenuto, alcune persone al soldo di De Luca hanno paragonato il caso Salerno a Clinton, a Bush. No, bisogna paragonare a Gheddafi, a Saddam Hussein, a questa parte del mondo che ha conosciuto poco la democrazia, che crollano quando non si fidano più di nessuno, perché in genere i dittatori diffidano anche di coloro che hanno fatto i servi, anzi disprezzano i servi quando li servono, e alla fine cadono perché, non fidandosi più di nessuno, debbono ricorrere alla famiglia, e in genere i figli, per fortuna, capita che non li fa all'altezza delle considerazioni dei padri. E quindi, meno male, il sistema si sfalda. Volevo anche dirvi che personalmente sono disponibile a fare in modo che questo sistema Salerno diventi un libro. Dovete andare nelle librerie, qualcuno a Napoli, in altre parti d'Italia, deve vedere un libro che parla di De Luca. E mi sono riletto oggi pomeriggio di nuovo il vostro saggio e veramente ci sono cose che neanche ricordavo, ma ci sono delle aggiunte fatte qui stasera che meriterebbero di essere incluse. Il problema di Luca è che è una persona conosciutissima in Italia di cui poco si conosce, e Salerno è uno di quei luoghi che viene alla ribalta a livello nazionale quando, e lui lo ha capito molto bene, quando bisogna andare oltre il segno. Cioè la provincia in Italia può affermarsi quando qualcuno sfida le regole della pubblicità e le spara grosse. Sparandole grosse riceve l'attenzione nazionale, ma resta provincia, cioè nel senso che lui ha il risalto nazionale, ma quello che c'è dietro non assume il risalto nazionale. E i sistemi, che poi proverò brevemente a spiegare, crollano quando si immagina che l'Italia sia Salerno e che Salerno sia l'Italia. Cioè quando si va a Napoli non si ha più a che fare con la stessa magistratura di Salerno. Quando si va a Napoli esiste una pubblica opinione consolidata nel tempo. E una cosa è condizionare un tribunale di 10, 20, 30, e una cosa è condizionare pubblici ministeri che sono più di 100, in cui ci saranno anche i tifosi De Luca, ma ci saranno anche coloro che provano a fare i magistrati. E quindi c'è l'illusione che l'Italia sia uguale a Salerno, che è l'illusione dei dittatori, che in genere immaginano che il mondo corrisponda al luogo dove fanno quello che vogliono. E quindi io penso che il fondo è stato toccato da molto tempo, non si parla di scricchiolii, credo che siamo di fronte a qualcosa di più consistente, e in ogni caso la presenza qui stasera di persone dietro il tavolo da questa parte dimostra che anche a Salerno è stata alimentata in maniera
in maniera artigianale e in maniera coraggiosa una pubblica opinione che si farà sentire. Poi avete ragione sul perché non si parla, sulle responsabilità di chi ha taciuto, ma io voglio parlarvi dei sistemi totalitari in democrazia, perché qualcuno ritiene che i sistemi totalitari siano espressione unicamente di luoghi dove non c'è la democrazia. Non è affatto vero. Esistono i sistemi totalitari in democrazia che sono esposti alla democrazia, la possono sfidare, ma ad un certo punto la democrazia si contrappone in qualche modo. Ripeto, il passaggio da Salerno a Napoli è uno di questi momenti in cui i sistemi totalitari si scontrano con un sistema democratico. Dallo scontro di queste due realtà ne vedremo delle belle. E vedremo. In ogni caso, bisogna ammettere che il sistema resiste al di là delle sue schifezze, al di là delle prove provate di quanto sia un sistema marcio, di quanto sia un sistema immorale, di quanto sia un sistema amorale e di quanto sia un sistema inclusivo di tutti i poteri sovranitari. E la caratteristica dei sistemi totalitari in democrazia, le caratteristiche sono molto simili ai sistemi totalitari tutti. Cioè è un potere chiuso ad una oligarchia ed è un sistema aperto agli interessi economici. È inclusivo delle classi dominanti ed è esclusivo, cioè esclude tutte le altre. E noi abbiamo un esempio tipico del sistema totalitario che però si forma attorno ad un comune. In Italia, nelle città medie, in genere succede, per la, diciamo, per la perificità di queste città, succede che si formino dei sistemi totalitari. A Siena se ne è formato uno, attorno al Monte dei Paschi di Siena. Ad Arezzo se ne è formato un altro. Nel Veneto, in alcune realtà, se ne sono formati altri. In genere i sistemi totalitari in democrazia hanno meno difficoltà di affermarsi nelle grandi città, ma hanno più possibilità di affermarsi nelle città medie. Perché nelle città medie ci si conosce e coloro che debbono esercitare i poteri istituzionali di controllo sono amici di coloro che dovrebbero controllare. E De Luca ha avuto sicuramente l'abilità di comprendere che in una media città, se la politica mette in soggezione gli altri poteri e se la politica rende servili gli altri poteri, nel senso che trovano una cointeressenza, il gioco è fatto. Cioè nel senso che basta trovare un terreno d'intesa. E il terreno d'intesa a Salerno, non avendo una banca, è stato il comune ed è stata la speculazione edilizia, cioè il sistema edilizio, il ciclo delle opere pubbliche. Se controlli il ciclo delle opere pubbliche in una media città e lo controlli in maniera assoluta, in fondo poi la classe imprenditoriale di Salerno di che cosa è fatta? E alla fine, oltre agli imprenditori dell'edilizia, riesce a trovare dei collegamenti anche con quegli imprenditori che, anche se non dipendono direttamente dalle attività del comune, ma tutto sommato non disprezzano di avere una relazione. Quindi la prima operazione è prendere coloro che comandano e asservirli attraverso un ruolo economico del comune. Come determini il ruolo economico del comune? Attorno al ciclo edilizio, con i soldi, portando ad un indebitamento il comune di Salerno impressionante, facendo dei giochi sul bilancio incredibili. Ancora oggi è impossibile che non ci sia stato il fallimento delle finanze del comune di Salerno, ed è una delle operazioni più discutibili dal punto di vista penale, oltre che morale. E la prima operazione è questa. La seconda operazione
e trasformare il comune in un'autonoma macchina imprenditoriale. Come lo fai? Attraverso le società miste. Vi voglio ricordare, lo potete trovare in questo mio modesto contributo, in Napoli, non è Berlino, che nel 2006 esistevano 45 società miste al Comune di Salerno ed esistevano 350 persone nei consigli di amministrazione. Dovete immaginare che all'epoca noi tre abbiamo combattuto nei congressi e in un partito in cui il 50% degli organismi dirigenti, cioè il 50% delle persone che decidevano, erano dipendenti di De Luca. Quindi dovete immaginare solo questo, il 50% dei membri del direttivo erano membri della società mista. Quindi 350 famiglie che dipendevano dall'attività del comune. Parliamo di una città di 130.000 abitanti. E se a questo aggiungete che la maggior parte delle assunzioni sono avvenute attraverso società di lavoro interinale, in cui si è combinato di tutto, anche l'assunzione di qualche figlio di capo camorra, denunciato da Fausto e da un assessore, e da un assessore comunale che poi ebbe il suo studio bruciato da un attentato. Ecco, se noi pensiamo che cosa vuol dire in una città di 130.000 abitanti controllare il ciclo delle opere pubbliche, controllarle in maniera militare, cioè non sfugge niente. Non sfugge niente vuol dire da chi fa i collaudi, da chi è l'ingegnere, da chi è la ditta, da chi è la sottoditta, da chi riceve i subappalti e via dicendo. Cioè controllato militarmente. Se prendi questo, se prendi le società miste, se prendi le assunzioni, puoi capire di che potere stiamo parlando. È stato compiacente fatto. Questo comporta naturalmente un condizionamento di tutti i fattori equilibranti in democrazia. Cioè i fattori equilibranti in democrazia, c'è l'opposizione, c'è la magistratura, c'è la prefettura, ci sono gli ordini professionali, tutto questo è scomparso. Uno, perché i ceti di riferimento che naturalmente votavano il De Luca erano gli stessi ceti che alle politiche, per gran parte, ritornavano ai partiti da cui provenivano. Salerno è una città di centrodestra, una città di destra. Per cui noi abbiamo avuto parlamentari del centrodestra, amici di De Luca, che in Parlamento non hanno svolto nei momenti decisivi nessun ruolo, anzi addirittura nei momenti decisivi in Parlamento lo hanno sostenuto ed aiutato, come nel caso della sua incriminazione e la richiesta di autorizzazione a procedere. Noi siamo nel paradosso di leader nazionali del centrodestra che non si sono mai candidati a Salerno contro di lui. Noi siamo di fronte a una desistenza nei fatti in queste elezioni, una desistenza nei fatti, perché col figlio di De Luca candidato a Salerno una forza politica seria schiera il meglio. E noi siamo arrivati al paradosso che anche una forza giovane, senza problemi, come i 5 Stelle, non sono riusciti a fare la lista, o non hanno voluto fare la lista, non lo so, le questioni sono delle elezioni amministrative. Quindi se tu in una città di 130.000 abitanti cominci a bloccare l'opposizione attraverso un coinvolgimento dell'opposizione, chi viene nominato in una parte, a chi sul proprio suolo si lascia fare, a chi si fa la variante urbanistica, con la cosa paradossale che il capo del partito di Napoli, cioè Giovanni Lettieri, grande amico di De Luca a Salerno, e che dà un incarico al figlio di De Luca di consulenza, non ricordo se per 20.000 o 15.000 o 20.000, con una tradizione molto forte a Salerno, che tutti coloro che chiedono le varianti al piano regolatore si rapportano ai figli di De Luca o al sistema di De Luca offrendo consulenze.
A nessun figlio capita una cosa del genere, cioè di formarsi degli studi professionali di coloro che hanno incarichi dal comune, fare la propria carriera e poi addirittura averne anche le consulenze. Ditemi in quale parte d'Italia può succedere una cosa del genere, cioè che per le varianti ai piani regolatori si danno incarichi di consulenza ai figli del sindaco della città. E ditemi in quale parte succede che l'opposizione sia inesistente come a Salerno, in quale parte del mondo un giudice amico ti viene a giudicare, per cui si dovrebbe dire no, ci sarà pure un giudice a Pellegrino. Bisogna chiedere, ma c'è un giudice a Salerno? C'è un giudice a Salerno? Bisognerebbe porsi delle domande serie. Noi siamo arrivati a un punto, come dire, in cui si è superato qualsiasi limite, di qualsiasi tipo. E questo limite, ripeto, lo si supera quando nei sistemi totalitari in democrazia, non democratici, i sistemi totalitari in democrazia mancano totalmente i contropoteri. Il contropotere dell'opposizione, il contropotere della stampa, sono d'accordo, è sotto gli occhi di tutti. È complicato parlare di queste cose anche oggi, e il contropotere della magistratura. Io ho riletto le intercettazioni telefoniche del prefetto, bisognava non promuovere un prefetto che fa una cosa del genere, invece è stato promosso. È stato promosso a Napoli, poi successivamente in altre parti. Ecco, il potere di Luca di aver asservito attraverso una conquista di interessi, tu dici di soldi, sono perfettamente d'accordo, di coinvolgere tutti, addirittura, cosa che non ricordo essersi verificata in nessuna parte d'Italia, colui o colei che è candidato contro De Luca al comune diventa membro di una società mista della regione quando De Luca è nato. Cioè, voglio dire, uno può cambiare idea, assolutamente, ma non dovrebbe accettare una cosa del genere, perché vuol dire svilire totalmente il confronto democratico. Quindi noi siamo di fronte ad una cosa di questo tipo. Che sistema è? Allora, io in questi giorni, scusate se quando uno consiglia così alto, quando Renzo De Felice pose il problema che il fascismo aveva avuto consensi, anche noi a sinistra lo contestammo perché ci sembrava assurdo una cosa del genere. Mussolini ebbe un consenso grandissimo, soprattutto quando fece l'accordo con la Chiesa, che era in quel momento il principale oppositore. Fece alcune operazioni che andarono bene, la quotazione della lira a 90, alcune operazioni che gli diedero grande consenso. Se nel dopoguerra uno avesse dovuto interrogarsi su chi aveva sostenuto meno Mussolini e avesse voluto estendere oltre, diciamo, alle classi dirigenti, al popolo, non ne uscivamo più. E stessa cosa con il nazismo. Com'è stato possibile il nazismo, cioè un personaggio come Hitler ad avere quel potere? Sono i segreti, come dire, dei regimi democratici che si autoaffogano, che si suicidano. Cioè, come può avvenire che in una realtà ci sia un suicidio di massa della democrazia? Un rito. Gli storici non hanno dato una risposta. Però gli storici, e Lucio Caracciolo lo ribadisce, ci ricordano, contrariamente alle nostre idee, come dire, che la storia progredisce, che confondendo la modernizzazione con il progresso, che c'è un dinamismo della permanenza. Che cos'è il dinamismo della permanenza? Ci sono alcuni fattori storici che permangono, si dinamizzano, cambiano, ma restano soli. Il feudalesimo è una cosa che noi manteniamo al di là delle modalità con cui esso si confronta. È una cosa che naturalmente dal punto di vista storico il feudalesimo senza contrapposizioni
contrappesi. Una cosa è il feudalesimo, i regimi democratici, è un'altra cosa. Ma il feudalesimo cerca le stesse cose: fare giustizia da sé, usare la violenza da sé e promuovere la propria famiglia. Cioè, il feudalesimo fa la stessa cosa. I modelli dittatoriali fanno la stessa cosa. È importante che non ci sia qualcuno che parli, che non ci sia qualcuno che si opponga. Per fortuna, noi non siamo finiti in Siberia. Vuol dire che o in un gulag, o in un campo di concentramento. E, come dire, non ci è voluto tantissimo coraggio, ma non esageriamo. Però, benedetti fanpage, benedetti questi due ragazzi che fanno questo dossier, benedetti voi tutti che, non stando nelle opposizioni, avete fatto opposizione, che è una delle grandi cose. Però va ricordato una cosa, cioè il potere della propaganda. I dittatori hanno una straordinaria capacità di mettersi in sintonia con la parte più, come vogliamo chiamarla? Forza la pancia, ma sarebbe mettersi in sintonia con quello che il popolo si vuol far dire, mettiamolo così. Io non ho mai visto in Regione Campania spendere tanti soldi per la propaganda, però per fortuna un manifesto gli è rimasto qua. E il manifesto che dice: ogni ieri rifiuto, oggi risorsa. L'ha azzeccato. Cioè, con lui molto più il rifiuto dell'epoca precedente. Oppure grandi cartelloni, totto però, cioè come se lui distribuisse lui i soldi, non si è mai neanche reso conto che lui non fa gli appalti, per fortuna. La Regione Campania non fa gli appalti, chissà cosa sarebbe la Regione Campania, tranne in alcuni settori, attraverso le sue società. Però è molto divertente questa cosa, in cui uno, un tempo si diceva le parole sono pietre, ma sono più pietre le immagini, sono pietre speciali, sono pietra l'anima, le immagini. Perché io ho ascoltato per alcuni miei studi, ho letto migliaia di pagine di intercettazioni telefoniche. Le intercettazioni telefoniche ti danno il senso, però nelle intercettazioni telefoniche uno parla come, appunto, come parla normalmente, a volte ci sono delle frasi spezzate, a volte non si capisce bene, ricostruisci il pensiero, ma non benissimo, non ti fa la stessa impressione di una ripresa televisiva. Lì sono stati inchiodati e la cosa fa un ribrezzo, un disgusto. Ma vanno dalle cose minime, di chi ti circondi, ma con chi hai a che fare? Ma insomma, in cui questa cosa tra opposizione e maggioranza è impressionante. Ma chi in qualsiasi epoca della Regione Campania, anche all'epoca democristiana e socialista, poteva mettere un incolto, uno stracciafacente come quello? Come lo si può mettere lì? E avete sentito quel viaggio iacolano? Due parole in italiano, uno spiaccicante. Cioè, come si può, lui che disprezza tutti coloro i congiuntivi, lui che va alla ricerca dei congiuntivi di Di Maio, ma andasse alla ricerca degli indicativi? Gli unici indicativi che iacolare sa dire è indicare le tangenti. L'unica cosa che sa fare. E questi sono i personaggi che hanno messo insieme un settantenne e un novantenne. La Regione Campania è guidata da De Luca e Di Maio. Cioè, a proposito di rinnovamento della politica, ma ricordate cosa si diceva di De Mita, quel rosso montanaro che mai doveva mettere piede a Salerno? Vi ricordate? Perché nelle dittature in democrazia, cioè, i personaggi passano ad essere nemici acerrimi a grandi alleati, perché è lui che dà l'unzione, cioè lui stabilisce, non è il perdono, è hai riconosciuto io chi sono, e io riconosco il fatto che tu mi abbia riconosciuto, e quindi, come dire, ungere divinamente colui che un tempo era avversario. Ed è divertente, chiudo,
il fatto che c'è un'aggressione squadristica, camorristica a Vincenzo De Luca. Cioè uno che offende per i difetti fisici qualsiasi persona. Io non, non ho mai visto che sia presente a un dibattito con un moderatore significativo. D'altra parte, 30 anni di Lira TV, che cosa ti poteva dare? Se non un personaggio che non sa neanche confrontarsi se non attraverso epiteti rivolti al difetto fisico. E se fossero stati non bruciati, bruciate le telefonate che lui faceva, in cui le persone, l'epiteto più pulito era puttana, omosessuale, dico queste parole pulite perché non se ne possono ripetere altre. L'amicizia con Garbi, ricordo pure questo, l'amicizia con Garbi è significativa, certo, l'amicizia con Garbi, chi si assomiglia si piglia, quindi da questo punto di vista è normale che poteva venire. Ma voglio tornare all'aggressione squadristica camorristica, cioè noi siamo di fronte ad un'aggressione fatta nei confronti della regione sua. Conseguenza di questa aggressione, si dimettono tre persone coinvolte. Ma che razza di aggressione è? La prima cosa, se uno ha un'aggressione si difende, e invece fa dimettere le persone coinvolte. Incredibile come aggressione. Poi è un'aggressione camorristica, cioè Nunzio Perrella ha fatto un'aggressione a delle persone che l'hanno cercato. Voi sapete qualcuno che aggredisce e viene cercato? Cioè lui è stato cercato. Aggrediscimi. È stato cercato. Mentre qualcuno poteva non saperlo, ma quando va in regione sanno esattamente chi è Nunzio Perrella, lo chiamano Nunzio. Nunzio. Quindi abbiamo un'aggressione particolare. E poi sarebbe un'aggressione camorristica, dando dei benefici della regione e del suo ente ad un camorrista, cioè facendo guadagnare soldi ad un camorrista. Quindi vedete a che follia e a che propaganda si ricorre quando i fatti sono elementari. De Luca non ha cambiato la regione, ma non poteva cambiarla, non voleva cambiarla, non era in grado di cambiarla, perché De Luca ha esportato quel sistema. E quel sistema, nell'impatto con Napoli, è un'altra cosa. Io non so, con Fausto ne abbiamo parlato tante volte, anche con Andrea, se il sistema clientelare a Salerno ha esposto il comune di Salerno ad un'infiltrazione permanente della camorra. I fatti ci sono, ma di fronte ad un intreccio stretto, a Salerno in qualche modo, anche lì, rispetto agli stessi camorristi, lui ha cercato di affermare il primato della politica addirittura su di loro. Comando io. In altre realtà invece, come Napoli, il sistema clientelare suo, il sistema trasformistico di De Mita e il sistema familistico suo e di De Mita hanno esposto permanentemente al rapporto organico con la criminalità. Questo è il punto. Nessuno dei presidenti precedenti ha mai esposto a questo livello la regione Campania, centrosinistra e centrodestra. Lui ha propagandato l'accordo con l'ANAC, le ecoballe che in quattro mesi se ne andavano, e noi siamo di fronte al fatto che le ecoballe, per portarle da una parte all'altra, la regione era pronto ad accogliere chiunque, anche un camorrista notorio che aveva iniziato il traffico dei rifiuti. E a proposito di trasparenza, mi si vuole spiegare che razza di trasparenza una regione modello per l'Italia? Quale modello per l'Italia una regione che arriva alla trattativa privata, che è il sistema tradizionale a cui si arriva quando si vuole aggirare la legge? Se era così appetibile quel bando della regione Campania, com'è possibile che nessuno si è presentato? Perché quando si debbono presentare gli imprenditori ad un prezzo fisso è una cosa, al prezzo del bando, e quando si debbono presentare a trattativa privata il meccanismo
è altro. Vi ricordate, da 140, al tempo di Caldoro era 125, quindi in due anni, tre anni, si è passati a 145 di base e si è trattato fino a 220-230. Quindi immaginate che elasticità ha questo sistema. Quindi noi siamo di fronte ad una situazione in cui però noi da Salerno, mi metto anch'io in questa noi, dobbiamo far conoscere chi era De Luca, non chi è, perché chi è lo stanno conoscendo, ma chi è. E dobbiamo far intendere che il De Luca di oggi non è una cosa improvvisata, non è un evento eccezionale, non è una persona straordinaria che improvvisamente ha cambiato strada. No, assolutamente, si è costruito una propaganda sul De Luca che era stata contestata anni prima, inascoltata questa contestazione, e che oggi noi, orgogliosi, dobbiamo dire, ve l'avevamo detto. Lo dobbiamo dire, lo dobbiamo a noi stessi, che pur essendo in democrazia, qualche prezzo l'abbiamo pagato.